a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo sulla Shards of the Void. È una nuova custom map che volevo fare, diciamo una custom map su Minecraft. Ah, qua c'è un casino di roba. Ma che oh, otto, ma guarda la roba. Dai, interessante, già mi dà un casino di roba. È buono, è molto buono, direi. Beh, un po' ce la preserviamo però perché ho paura che se la perdo tutta poi è un casino. Quindi vediamo un po', partiamo così con questo equipaggiamentino. Ho visto già dei ragni, ho visto un po' di gentaccia. E la prima cosa da fare penso sia quella, vabbè, a parte a leggere le regole. Allora, cosa fondamentale è andare qui, è il Victory Monument, e mettere la lana. Ok? Noi dobbiamo riempire questo monumento con la lana. Perfetto. Qui ci sono alcune regole, penso, ma vabbè, tanto sono sempre quelle, non cheatare, non fare roba. Tu sei veramente figo. Voglio illuminare un po' meglio la zona. Ma no 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 no
No, no, ok. Bestiaccia. Ok, bene. Cioè, già iniziamo malissimo. Mi esplode un creeper, già mi incazzavo tantissimo. Qua c'è un dungeon, tipo. È illuminata male la zona. Speravo ci fosse uno spawn rate più basso, perché spawna un casino di gente. E voglio evitarlo, evitare che lo spawn e poi mi spawnano zombie e mi muoiono tutti i villager. Quindi no, assolutamente no. Mori, grazie. Ma guarda che figo la sottospecie di pianeta circondato cioè con la lava, è veramente figo. Ok, ho messo un altro po' di torce. Oh, qui c'è un casino di roba. Andiamo subito a prendere qualcosa, tipo le patate, ho visto. Che poi questi biscotti non so quanto ci dureranno. Allora, qui c'è un casino di grano. Le carote qui ci sono, tipo. Dai, fammele prendere, catate e parò. Sì, catate. Sì, grande. Carote e patate. Ok? Va bene? Sì, ce la faccio, ce la facevo. Ce l'avrei fatta. Perfetto. Rompiamo anche tutto il grano, che almeno ce lo prendiamo e facciamo qualche panino e ripiantiamo i semi. Almeno cioè, ci facciamo un po' di cibo. E andiamo subito a prendere questo, a fare qualche dungeon. Allora, vi dico subito, sì, è vero, la mappa l'hanno fatta già in cioè altri youtuber l'hanno fatta, però volevo fare una custom map divertente, una survival map, e ho pensato a questa perché mi era piaciuta. E poi, no, questo no, però questo lo ripiantiamo. Melon Seeds, bravo, bravo, perfetto. Mi era piaciuta, volevo proporvela e soprattutto volevo alternare la serie insomma, la mia serie Minecraft Ida, volevo alternarla con altri video, e questo mi sembrava un'ottima serie da proporvi, ecco. Questo è quanto, abbiamo raccolto un po' di cibo, un po' di cibarie varie. Le andiamo a mettere subito in questa cassa. Non so gli smeraldi, vediamo cosa mi danno i villager. Tu mi dai piccone, roba varia. Ok, armor, ferro, diamante. Ma che ci faccio, scusa? Guida Skeleton School, cioè, spiegamelo. Bedrock per bedrock, penso sia finito. Tu mi dai. Ah, TNT, torce, frecce, roba varia. Questa è interessante. Ma spero di trovare diverse. Oh, protection, roba. Sono interessanti questi trade, infatti li dobbiamo proteggere assolutamente i villager. Allora, cosa faccio? Vabbè, qui possiamo posare tutto intanto. Prenderci delle altre frecce, queste le posiamo. Delle altre torce, scusate. Facciamo però, ottimizziamo lo spazio perché sennò è un casino. Fammi fare così, perfetto. Tipo una cosa del genere. Ecco, ottimizziamo ragazzi perché sennò è un casino. Ci portiamo via del cibo, quindi questo e un po' di biscotti, una cosa del genere, perfetto. Le torce avevamo detto, ce le portiamo via queste. E penso possiamo iniziare, abbiamo un sacco di roba, iniziamo subito il primo dungeon. Mettiamo qualche altra torcia per evitare lo spawn di bestiacce. Volevo davvero assicurarmi una safe zone, che è importantissimo. Ok, sì, abbiamo ridotto abbastanza una gallina, ci servirà, sarà molto importante, penso, perché. Se ce ne sono, vabbè, tanto fa le uova, quindi speriamo non mi cada da sola. E andiamo a vedere un po' di che si tratta qua giù. Dai, ci buttiamo. Però non ho un piccone, no? Forse è meglio farci prima qualcosa. Tipo un piccone o. No, senza tipo, un piccone e basta. Oppure possiamo usare uno smeraldo. Quanto mi costa un piccone? Vediamo un po'. Andiamo da te, vediamo che.
Ah, tu roba incantata mi dai niente. Vetro, materiali, non ci faccio nulla. Ah, tu da mangiare mi dai, da mangiare è interessante. Allora, se io ti do, ecco, uno smeraldo per della cobblestone, uno smeraldo per della cobblestone, vediamo quanto mi costa un piccone. No, vabbè, ma a questo punto faccio una cosa più conveniente, tipo mi prendo un pezzo di legno, mi faccio degli stick. Dammi, grazie. Eccolo qua. Trasformiamo. Ah no, però ne devo prendere un altro, non ho una crafting table, quindi poi magari abbatteremo successivamente il tutto. Voglio prendermi della cobblestone, poi ditemi voi se è importante o cioè se faccio cazzata usare gli smeraldi. Però adesso giusto per velocizzare un po' il tutto. Ok, dammi due di questi, ci prendiamo uno smeraldino. Eccolo qua. Fammi fare una cosa. Vabbè. Ok, perfetto. 32 smeraldi, almeno teniamo il conto. No, non ne ho preso nemmeno uno però. Quindi dammene uno, perfetto. Andiamoci a prendere della cobblestone che stava da questo, se non erro. Sì, ottimo. 16 pezzi di cobblestone, eccoli qua. Almeno ci facciamo subito un bel piccone in cobblestone che ci servirà sicuramente. Eccolo qua. Ottimo. Qui mettiamo la cobblestone qua. Poi non ci sarà più bisogno perché la preleveremo dai vari dungeon, da questa roba qua, ecco. Beh, iniziamo a scavare. Facciamoci una bella scalinata, voglio evitare di morire malamente. Soprattutto il primo dungeon, tipo. Ok, ci rifacciamo anche un po' di cobblestone. Peccato non ci possiamo rifare gli smeraldi. Però sarebbe una figata se in Minecraft Vanilla ci fosse la possibilità di prendere degli smeraldi. Ok, questo è il primo dungeon. A quanto vedo. Ho rotto anche una torcia. Beh, la mettiamo qua. E sarebbe una figata se si potessero scambiare. Se si potesse scambiare cobblestone per degli smeraldi. Ok, mori. Grazie, mori male, mori male, mori male. Notevole, eh? Casino. Sì, ma quanto titano! No, 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 no,
Oddio, oddio. Ma che cazzo? Tolgono un casino. Cioè, con due colpi mi hanno prente. Boia vacca! Mi uccidevano con tre colpi. Se recuperiamo un po' di vita, adesso mi li killo qua alla grande. No, 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 ti piacerebbe, eh? Ma muori male, grazie. Ok, andiamo a recuperare la roba. Senti, mi faccio un piccolo passaggio qui. Ok, almeno evito di incontrare. Cioè, di avere problemi nel fuggire in caso. Sì, anche. Ecco, ma io ti killo così attualmente. Mori, bravo. Ma un ragno non ha problemi. Non ho problemi per un ragno. Mori, ok. Resta lì, fermo. Ma dove vai? Dove vai? Mori male. Mori male, grazie. Perfetto. Wow, che inizio. Distruttivo proprio. No. Fammi mangiare, fammi mangiare. Recupera il carbone, veloce, veloce, veloce. Vabbè, finché uno lo tengo a bada alla grande. Muori, grazie. Dammi il carbone. Ma quanti sono? Ma c'è uno spawner per forza. Sì, ma io come faccio? Ma via. Ok, muori, grazie. No, 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 questo con l'arco. Fuggi, 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 fuggi. Ok. Dammi questo. Magari con il piccone, ok. Non lo prendo. Dammi. Metti le torce. Muori, muori. Ma sono anche molto veloci. Eh sì, eccoli qua. Adesso mi sciotta, sicuro. Mi sciotta, mi sciotta, mi sciotta, mi sciotta. Infatti, eccolo, mi ha sciottato. C'è una cosa del genere. Almeno non potete salire. Io vi sciotto da qua, però. Eccolo qua. Muori male tu con l'arco, che sei il più pericoloso. Ha ucciso il suo compagno lui. Sei un pro. Fantastico. Adesso se mi rifai mangiare, grazie. Dovrei. Adesso devo capire se ci sono un casino di spawner disseminati. Già fatto diverse cose. Insomma, diversi drop ho già preso. Se il problema, diciamo, di spawner, o se è un problema che spawnano perché è buio, non lo so. È un problema di spawner, cazzo. Ecco, non è una grandissima cosa, però facciamo una cosa tipo. Vabbè, è uno, lo uccido, lo killa alla grande. Adesso voglio fare una cosa tattica, tipo. Bene. Interessante, è un avamposto molto sicuro.
perché loro non mi shottano praticamente, io li posso uccidere tranquillamente e guadagnare metri preziosi, anche se da qui poi mi funziona lo spawner, dovrei allontanarmi per non far funzionare lo spawner. È un po' complicato, è un casino, è già un casino. Se io tipo faccio una cosa del genere, mi intrufolo da questa parte. Ci arrivo a spaccarlo? No, non ci arrivo. Da sotto, ah, ma io passo sotto, che mi frega. Allora, sta tipo. E dovrei scendere, andare un po' più avanti. Ecco, il cubo più avanti a me. Qua. E me lo dovrei trovare ovviamente vicino. Ok. Molto semplicemente lo distruggiamo così lo spawner. Sperando che ce ne sia solo uno. Ma dov'è? Dovrebbe essere, cioè, vicino da queste parti. Boia. Ah, qui c'è del ferro, ottimo. Dammi del ferro. Carbone. Ottimo, ottimo. E però è un casino se io apro là sopra, viene giù il finimondo, quindi tipo. Mi fai vedere? Ah, ci sarà sopra qualcosa. Quanti ne devo fare? Tipo due. Una cosa del genere, tipo qui. Ok, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Qui ci dovrebbe essere null. Perfetto. Sì! Grande! Morite male. Ok, tanto non potete fare nulla, praticamente. Se io vi rompo questo e faccio una cosa del genere, fammi riprendere la torcia. Qui chiudiamo. Devo contare anche le torce, è un casino qui comunque. Tipo faccio una cosa del genere e gli rompo quello. Sì, dai, ce la posso fare. Via. Verranno giù a manetta, eccoli qua. Uccidiamo tranquillamente. Ah, ma tu spari, cazzo. No, 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 tu sei pericolosissimo. Bene. So, risaliamo sopra sperando di aver distrutto tutti gli spawner. Uccidiamo tutti i vari, le varie bestiacce. Una qua. Io ad aprire ho paura perché. No, col cazzo che apro. Venite qua, venite qua, venite qua. Bravo. Sì, mamma, siete veramente tanti. Siete, ma tanti, 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 eh. Penso che gli spawner siano finiti, ma. Boia vacca. Che casino. Fammi mangiare due biscotti. Sì, dovremmo iniziare a mangiare qualcosa un po' di più sostanzioso perché non posso andare avanti a biscotti. Quante frecce ho? 13, buono. Vabbè, senti, io apro un attimo. C'è una to. Una. Vediamo. Ecco, ma che. Perché state fermi? Ok, tu sei morto. Muori anche tu, grazie. Muori male, muori male. Perfetto, lui è caduto. Madonna, quanto tolgono, eh. Bene, chiuso all'angolo, morto. Grande. Abbiamo guadagnato un altro punto. No, 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 no. Vai via, vai via, vai via. Dammi, dammi. Dai, per favore. Morto. Dai, muori, grande. Fammi chiudere qua in fretta. Molto in fretta. Ok, buono. Primo avamposto. Ah, lì c'è un altro ragno, fammelo killare. Ho finito anche. Bene, questo anche. Ho finito la spada, ne devo andare a prendere un'altra. O magari me la crafto. Vediamo. Ehi, quanta roba! Grande! Degli smeraldi. Vabbè, fammi prendere tutto molto velocemente. Ah, però. Queste cose le andiamo a posare, vorrei evitare di perderle nella chest sopra. Vediamo se è spawnato qualche cane rognoso e in caso posizioniamo qualche altra chest, sì, qualche altra torcia, la posizioniamo in maniera più adeguata. Ma è sempre notte? Spiegatemi. No, sempre notte. No. Non, giorno noi non lo conosciamo. Pare non sia spawnato nessuno, il che è ottimo. Qualche altra torcia qui però ce la possiamo anche mettere. Sì, disseminerò tutto di torce. Non voglio. Qui non deve spawnare nessuno. Deve essere proprio una safe zone. Devo arrivare qui e devo essere tranquillo. Deve essere salvo. Tutto salvo. Allora, mettiamo qua. Golden apple le lasciamo. Lasciamo questo, 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 questo. No, le torce. Sì, una ventina di frecce ce le portiamo. Questo, questo quanto toglie? 4, 5. E fa veramente forte la spada di ferro. Light sword. Grande, smite 2. Fantastico. Questo che cos'è? Cosa sei? Green common, blue uncommon, rare. Ok, gli item, perfetto. Questa è la leggenda degli item. Ce la teniamo qua. Questa è common. Perfetto, grande.
Questo lo possiamo posare, dobbiamo farci magari un'altra chest, però provvederemo, adesso non ci interessa particolarmente. Prendo qualche altro biscotto, ne prendo tanti di biscotti. Ci portiamo via un'altra spada, ok? E andiamo giù a vedere. Questi li possiamo anche posare, però, e ci servono soprattutto, però, una cosa che non ho preso sono le torce, eccole qua. Le frecce ce le abbiamo, mangiamo e ce ne ritorniamo sotto a finire, insomma, a vedere di finire il primo dungeon. Perché almeno, insomma, il primo episodio, il primo dungeon lo volevo fare. Anche se è un casino. Ecco, qui per esempio in spawn agente, io devo evitare tutto ciò. Perché poi mi salgono. Devo. Madonna, madonna. Allora, anche qui magari illuminare un pochino, senza star tanto a sprecare torce. Però poi magari qui lo chiudiamo anche. Adesso, riapriamo qui. Tu muori male, grazie. No, ma io. Questi sono gli arcieri, quei bavosi. Muori. Ecco, madonna. Oh, ma che è sta storia che mi colpisci? Fammi recuperare un po' di vita. C'è un casino, ma questi mob fanno troppo casino. Music and sound. Hostile creature. Ecco qua. Sentiti. Bene, meglio. Molto meglio, molto meglio. Allora, dove sono degli spawner? Guardate quanti ragni. Ci sarà uno spawner di ragni. Poi questi passano qua. Muori anche tu, grazie. Cioè, guardate la gente che c'è. Non lo so. Morto, perfetto. Continuiamo a scavare, eh? Sperando di trovare fenti. Facciamo una cosa intelligente, però. Ecco, a uno ogni, diciamo, uno lo lasciamo e uno lo scaviamo, perché se no ci passano attraverso i ragni. È una cosa che io vorrei evitare, sinceramente. Io non vedo nulla. Ma da dove spawna? Lì, eccolo lo spawner. Spawner di ragni. Vabbè, spawner di ragni alla fine non è niente di particolare. Esci, muori male, grazie. Fammi chiudere qui una cosa. Bravissimo. Ottimo. Fammi fare una cosa del genere, tipo passare di qua. Oh, delle chest. Bene, guarda la roba. Guardate. No, 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 sono velenosi questi. Cazzo, 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 cazzo. Muori, 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 muori. Chiudi, 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 chiudi. Muoio, ecco, muoio, muoio, muoio. Potrei morire malamente, potrei morire malamente. Fammi riprendere vita. Fammi mangiare, mangio, 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 mangio. Non morire, ti prego, non morire. Grande. Abbiamo vista brutta, eh? No, quelli no. I ragni velenosi no, ragazzi, cazzo. I ragni velenosi no. Vabbè, adesso ci addentriamo là dentro e speriamo di riuscire a farci un po' di strada. Sarà difficile perché c'è un casino, boia. Ci sono un casino di ragni. E io ho poca vita, quindi magari aspettiamo un po' e poi. Questa chest, ma io sto intanto. Intanto che aspetto, diciamo, riprendo questa chest che la possiamo portare di sopra. E sembra nulla, ma almeno risparmiamo anche 8 unità di legno, che non sono poche. Senti, qui una torcia ce la mettiamo noi alla fine. Prendo gli slab. Muori, grazie. Perfetto. E una torcia, tanto per mettercela, ce la mettiamo. Facciamo così. Scaviamo una risalita rapida. Ottimo. Mi prendo anche un po' di materiali, piano piano. Sì, ma non durano. Cioè, devo mangiare un casino di biscotti. Non durano praticamente nulla. No, devo trovarmi una fonte di cibo migliore. Guarda quanti sono, quanti ragni sono. Morite, 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 morite male, grazie. Muori male anche tu. Anche tu, sì, tutti, tutti. Nessuno escluso. Ma guardate quanti sono. Va bene così. Muori male, grazie, grazie. Sì, ma devo dire. No, 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 no. Ma che. Che non ci siamo capiti? Ottimo, non ho la più pallida idea di quanto stia registrando io. Lì c'è un arciere che lo sciocchiamo. No, muori male. Tipo, da dove scappi di. Muori. Sprecherò un po' di frecce, ma ecco, mi dai veramente tanto fastidio, scusa. Distruggiamo lo spawner. E poi può essere l'ultima cosa che facciamo, distruggere lo spawner. Ok, tanto sono ragni e non possono passare in un buco alto 2. Bene, già iniziamo male. C'è un creeper pool. Perché scelgo queste mappe io? Per favore, per favore, per favore. Va bene. Adesso distruggo lo spawner e vediamo un po'. Ok, scusate la breve interruzione. Ho rotto il piccone. Quindi, niente.
Siamo a. Praticamente abbiamo finito perché senza piccone non possiamo andare da nessuna parte. Me lo vado a prendere un altro e per questo episodio, ragazzi, è tutto. Io vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Spero vi piaccia questa idea della mappa. Fatemelo sapere tramite un commento. Insomma, ditemi le vostre impressioni. Magari se l'avete già giocata, fatemi sapere dove si possono trovare degli ottimi item e qualche interessante modo. Diciamo qualche trucco per avere meno difficoltà nell'affrontare la mappa. Io vi ricordo, insomma, nuovamente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi conoscere a nuove persone e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!